Scusate, è permesso? Lasciate che mi presenti. Sono la musica. Ho scelto di raccontare di persona questa storia magica, d'amore e d'amicizia. Perché questa storia parla anche un po' di me ed è stata scritta da uno dei miei figli prediletti, Wolfgang Amadeus Mozart, che amava giocare con le note capricciose. Sentirete che note e che gorgheggi, ma mettetevi comodi e ascoltate. Tanto tempo fa, nel regno magico del sole, la vita scorreva serena e nel bosco incantato gli animali vivevano in armonia tra loro. Un mattino il cinguettio gioioso degli uccelli venne coperto dalle grida improvvise di un ragazzo. Aiuto! Aiuto! Salvatemi! Vi prego, soccorretemi! Il principe Tamino correva nel bosco a perdifiato, armato soltanto del suo arco. Inseguito da un terribile e feroce drago, nella foga della corsa, Tamino inciampò in un sasso e cadde a terra svenuto. Proprio in quel momento, da un palazzo sulla collina, tre piccole damine, che avevano sentito le urla del principe, accorsero in suo aiuto. Con i dardi magici uccisero il drago. Com'è bello! Dovessi dedicare il mio cuore all'amore, questo giovanetto sarebbe il preferito. Corriamo a raccontarlo alla nostra padrona. Forse questo giovane potrebbe aiutarla, dissero le tre damine prima di ritornare verso il palazzo, dove vivevano e dove erano al servizio della regina della notte, Astri Fiammante. Quando dopo un po' di tempo Tamino si riprese, si ritrovò dinanzi un uomo molto strano, con i capelli arruffati come un nido d'uccello e tutto ricoperto di piume colorate, con un lungo becco giallo al posto della bocca. Era Papageno, l'uccellatore della regina della notte. Quello dell'uccellatore è un lavoro importante, sapete. Deve andare nel bosco in cerca degli uccelli più belli da portare nel castello della sua padrona. Tamino gli chiese: ma tu chi sei? Chi sei tu? Sei nel mio bosco. Anzi, stai attento che sono un uomo molto forte, Guarda come ho ridotto questo drago. Anzi, penso che dovresti ringraziarmi per averti aiutato. Papageno! Papageno! Questa è una bugia! Le tre damine lo richiamarono prontamente e per punizione gli chiusero il becco con un bel lucchetto. Principe Tamino, siamo state noi a salvarti dal drago. Questo è il bosco della regina della notte, Astri Fiammante, e noi siamo le sue dame. La regina ha riconosciuto il tuo valore e il tuo coraggio e ha deciso di affidarti una missione. Vedi? Questo è il ritratto di sua figlia Pamina. È stata rapita e un terribile mago, Sarastro, la tiene prigioniera nel suo castello. La regina ha bisogno del tuo aiuto per liberarla. Tamino si era ormai innamorato perdutamente della fanciulla del ritratto. Partirò immediatamente. Aspetta, non avere così tanta fretta. Ecco, prendi questo flauto. È magico, ti proteggerà. In quel momento il cielo si fece buio e fra tuoni e fulmini apparve proprio lei, Astri Fiammante, la regina della notte in persona. Non tremare, mio caro figlio. Non voglio farti del male. Sono sola e disperata e mia figlia mi manca. Da quando ho perso lei, ogni mia gioia è andata perduta.
Un malvagio l'ha rapita. Oh, aiutatemi, disse soltanto. Non sono riuscita ad impedirlo. Tu andrai a liberarla, tu sarai il salvatore della figlia. E se ti vedrò vincitore, ella sarà allora tua in eterno. E detto questo sparì. Tamino, fiero del suo compito eroico, si mise subito in cammino. Ma le tre damine lo fermarono e dissero a Papageno: c'è un'ultima cosa. Papageno, ti liberiamo dal lucchetto, ma in cambio devi aiutare Tamino. Prendi questi campanelli e portali con te. Li farai tintinnare quando ti troverai in pericolo. Pur se con qualche rimostranza, Papageno accettò l'incarico. E Tamino ne approfittò per chiedere: ma dove troviamo il castello di Sarastro? Seguite i tre spiritelli, giovani, belli, amabili e saggi, che volteggeranno intorno a voi nel vostro viaggio. Saranno le vostre guide. Ascoltate soltanto il loro consiglio. Risposero le tre damine prima di volare via. Così Tamino e Papageno partirono alla ricerca della bella principessa. Ma lungo la strada si trovarono davanti a un bivio. Nell'incertezza decisero di separarsi. Tamino prese la strada più scura e pericolosa che portava al cuore della foresta, mentre quel fifone di Papageno continuò per la strada principale, più tranquilla e sicura. E così, cammina, cammina, fu proprio Papageno a giungere nella sala dove il terribile Monostato teneva prigioniera Famina. Ora dovete sapere che Monostato era un carceriere, ma non un carceriere qualunque. Era uno di quelli brutti, ma così brutti da spaventare il diavolo in persona. E infatti Papageno, appena lo vide, fuggì via per lo spavento e Monostato, che dal canto suo non aveva mai visto un uccellatore, si spaventò e scappò via anche lui, lasciando libera Pamina. Ah, guarda! È ancora qui la bella signorina del ritratto. Oh, figlia della notturna regina, non avere paura di me. Sono l'uccellatore Papageno. Sono venuto a liberarti per conto del principe Tamino, che si è innamorato di te. Tua madre gli ha chiesto di cercarti e di liberarti. Papageno prese per mano Pamina e iniziarono a correre via. Ma Monostato aveva chiamato i suoi schiavi in aiuto e lesto iniziò ad inseguirli. Allora Papageno si ricordò dei campanellini che gli avevano regalato le damine e li suonò. Al suono dei campanellini i suoi inseguitori si fermarono e iniziarono a ballare, incantati dalla musica. Intanto Tamino aveva attraversato la foresta ed era giunto alle porte del tempio di Sarastro. Ma una guardia, che era lì di vedetta, gli impedì di entrare. Si sentiva solo e anche un po' affranto, e per disperazione iniziò a suonare il flauto magico, nella speranza che la sua musica arrivasse a Pamina e Papageno e li conducesse da lui. E così finalmente fu. I tre amici si ritrovarono. Ma proprio in quel momento giunse davanti alle porte del tempio il grande Sarastro. E qui bisogna specificare una cosa. Sarastro in realtà non era un mago malvagio, come aveva detto la regina della notte a Tamino, ma era un sacerdote. Un uomo saggio, alto e imponente, vestito dei colori del sole. A vederlo Papageno ebbe timore e si nascose, rimpiangendo in cuor suo di non essere un piccolo come un topolino. Pamina invece prese coraggio e gli andò incontro. Perdonatemi, saggio Sarastro, volevo scappare da voi perché Monostato mi teneva prigioniera e voleva sposarmi, ma il mio cuore appartiene a questo principe, disse indicando Tamino.
visto che le cose stanno così, allora, se veramente vi amate, dovrete dimostrare che il vostro amore è forte e supera ogni ostacolo. Principe Tamino, sei pronto ad affrontare le prove che ti aspettano? Sono pronto a tutto, rispose Tamino senza esitazione. E allora Sarastro si rivolse al principe e a Papageno. Bene, allora. La prima prova che affronterete è la prova del silenzio. Ma se Tamino avrà la sua principessa come ricompensa, quale sarà la mia? Magari potessi avere una giovane papagena. Così sarà, se riuscirai a tacere. I due amici vennero così accompagnati dalle guardie di Sarastro nel bosco incantato. Intanto, in una stanza del palazzo, Tamina aspettava il suo principe. Monostato però non si dava per vinto. Voleva avere la principessa per sé a tutti i costi. Di nascosto si era intrufolato nella stanza e stava per rapire di nuovo Pamina quando la stanza diventò buia e tra tuoni e fulmini apparve la regina della notte, arrabbiata più che mai. Tra urla e gorgheggi disse: Pamina, questi uomini ti hanno rapita a me. Tu dovrai vendicarmi. Prendi questo coltello e uccidi Sarastro, altrimenti non sarai più mia figlia. Aveva però conosciuto il buon cuore di Sarastro e non aveva nessuna intenzione di ucciderlo. E preso il coltello, fuggì via verso il bosco incantato. Bella la prova del silenzio! Sembrerebbe addirittura facile, no? Peccato, però, che Papageno era abituato a parlare con tutti. Animali, piante, uccelli, fino anche con i sassi. E proprio non riusciva a stare in silenzio. Mentre camminava nel bosco, Papageno vide la sua papagena, felice come non mai le andò incontro. Ma il suo continuo parlare e cinguettare la fece scappare via. Tamino camminava in silenzio, cercando di tenere fede alla parola data. Per poter superare la prova, non doveva dire una sola parola. Così, quando incontrò Pamina, non poté dirle niente, non la salutò nemmeno, non un fiato. Si limitò soltanto a suonare il suo flauto. Se Tamino non mi ama più, voglio mettere fine alla mia vita. E stava per farlo, se non fossero giunti i tre spiritelli a salvarla e a portarla al sicuro nel tempio di Sarastro. Superata così la prima prova, ora Tamino doveva affrontare le ultime due, le più dure, l'acqua e il fuoco. Ritornato al tempio di Sarastro, venne subito raggiunto da Pamina, che non volle più saperne di separarsi dal suo amato. La principessa chiede così a Sarastro il permesso di accompagnare il principe nelle due prove successive. In ogni luogo starò al tuo fianco, io stessa ti conduco, l'amore mi guidi. Comincia a suonare il tuo flauto, la musica ci guiderà nel difficile cammino. E le prove furono davvero difficili. Insieme, i due innamorati, aiutati dalla forza del loro amore e dalla musica del flauto magico, attraversarono prima delle lingue di fuoco altissime, poi si gettarono tra le acque in tempesta, riemergendo proprio davanti al tempio di Sarastro.
Il saggio sacerdote, seduto su un trono dorato, li accolse nella stanza più grande del tempio, tutta dorata anch'essa e resa ancora più splendente dalla luce del sole. Pamina e Tamino, avete dimostrato coraggio e saggezza. Davvero forte è il vostro amore che ha superato tutte le prove più ardue. Siete liberi, che la luce del sole brilli sempre su di voi. Qui si conclude nel migliore dei modi la storia di Pamina e Tamino. Finalmente felici erano riusciti a consacrare il loro amore. Solo Papageno si aggirava ancora sconsolato nella foresta in cerca della sua papagena. È inutile, è perduta, non la rivedrò più. Stanco son della mia vita, la morte pone fine all'amore. Voglio adornare quest'albero legandomi il collo a lui, giacché la vita non mi piace. Buonanotte, mondo nero. Proprio in quel momento i tre spiritelli giunsero in suo aiuto. Fermo, Papageno! Fai risuonare i tuoi campanelli. Essi ti porteranno la tua mogliettina. Papageno suonò. E come per magia comparve la sua papagena. Anche lui aveva finalmente trovato la gioia e l'amore. Così, come in ogni favola che si rispetti, tutti i nostri eroi hanno avuto il loro lieto fine. Tutti tranne una. La regina della notte. Quella che all'inizio pensavamo fosse una povera mamma in pena. Sì, perché lei ancora non si era rassegnata e al colmo della rabbia e piena di sete e di vendetta si aggirava sotto le mura del tempio di Sarastro. Accompagnata dalle sue dame e da quel brutto ceffo di monostato che così sperava di avere Pamina come ricompensa per il suo aiuto, cercava un modo per uccidere Sarastro. Ma un tuono incredibilmente forte le sorprese, aprendo una voragine nella terra e inghiottendoli per sempre. Il sole tornò a risplendere nel regno di Sarastro e l'armonia e la musica, sua messaggera, tornarono a regnare tra gli animali nel bosco incantato. Ring my bell, dear. Ring my bell, dear. Ring my bell, dear.